Radio Radicale, siamo con Emilio Carelli che ha seguito in aula le votazioni del quinto scrutinio. Allora, siamo di fronte a una candidatura bruciata, quella della Casellati. Ma diciamo che le previsioni non erano così rosee. Si sapeva che probabilmente non avrebbe raggiunto il quorum di 505 voti. Il fatto che ne abbia raccolti solo 382 peggiora ancora di più la situazione, perché ci sono stati una settantina di franchi tiratori e il fatto che molti abbiano votato Berlusconi o Tajani dimostra da quale parte possono essere arrivati questi franchi tiratori. Adesso dobbiamo guardare avanti. Tra un'ora e mezza circa, alle 17, si voterà col sesto scrutinio. Sono sempre richiesti 505 voti per essere eletti Presidente della Repubblica. E adesso è in corso un vertice del centrodestra per decidere quali posizioni tenere. Un'ipotesi è ripetere la candidatura della Casellati, ma non avrebbe molto senso a mio parere. E l'altra ipotesi invece è cercare una nuova candidatura. Ecco, io penso che noi come Coraggio Italia consideriamo a questo punto naturale, sbocco naturale, rivolgerci al Presidente del Consiglio Mario Draghi e puntare sulla sua candidatura per il Quirinale. Ma sarebbe quella figura di alto profilo che tutti richiedono, su cui potrebbe coinvolgere il consenso di tutti i partiti e quindi noi speriamo e auspichiamo che la soluzione sia questa. Mattarella potrebbe ritornare in campo? Ma Mattarella ha già espresso la sua posizione dicendo che non vuole tornare in campo. Se si dovesse arrivare a una candidatura bis dell'attuale presidente Mattarella, io penso che di fatto sarebbe un po' un fallimento della politica, sarebbe una sorta di emergenza e penso che lui accetterebbe solo se ci fosse un voto plebiscitario da parte di tutti i partiti. Però non siamo ancora arrivati a questo punto. Però ci sarebbe bisogno di maggior tempo anche per fare un accordo per il governo. Cioè, questa soluzione implica un doppio pacchetto. Allora, sicuramente la candidatura di Mario Draghi dovrebbe comportare anche un accordo perlomeno generico sul fatto che la legislatura continua fino a fine naturale dell'anno prossimo, 2023, e sul fatto che a Palazzo Chigi si insedi un nuovo governo politico. Aspetta, vuole dire qualcosa sui franchi tiratori del centrodestra? Perché insomma il gioco delle astensioni ha svelato questo. No, mi dispiace molto perché noi come Coraggio Italia abbiamo votato lealmente per la candidata che era stata indicata dal leader della coalizione Matteo Salvini. Mi spiace che da parte di altri partiti non ci sia stata la stessa lealtà e lo stesso comportamento. Vuole dire anche un po' il modo con cui si sono bruciate tutte queste candidature, questo modo un po', diciamo, insolito di condurre le candidature per il Quirinale? Allora, se noi facciamo un po' un'analisi, non dico a freddo perché non è ancora il momento, ma di quello che è successo in questi 5 giorni, dobbiamo dire che c'è stato un comportamento un po' scomposto di molti leader politici, probabilmente sapendo dall'inizio che nessuno dei due schieramenti aveva la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica, sarebbe stato più opportuno sedersi tutti attorno a un tavolo e individuare, dopo anche una lunga e approfondita trattativa e discussione, un candidato comune da presentare poi in aula. Senta, Renzi ha svolto un ruolo importante a suo modo di vedere. Sì, sicuramente Renzi ha svolto un ruolo importante e non dimentichiamoci che Cioè, ha uno dei ucciso prossimi, diverse candidature lui. ma diciamo che più che ucciso, nelle prossime candidature si parla anche di Pier Ferdinando Casini, che come sappiamo è un Su questo si sta candidato impegnando comunista. Berlusconi, secondo lei? E questo non lo so, dobbiamo chiederlo a Berlusconi. E So come che interpreta il fatto che lui Casini abbia votato? Oggi ha votato, non si è astenuto? beh, perché doveva astenersi? No, insomma, No, dal modo con cui si... l'astensione è stata Sì, fatta certo. solamente dal Movimento 5 Stelle. Dal Partito Democratico e da Leu. Sì, però penso che giustamente sia un candidato anche lui di alto profilo, quindi ha fatto una scelta personale, perché no? Ho capito. Va bene, senta, la ringrazio molto della sua disponibilità.
Le posso chiedere se si è astenuto? No, lei ha votato? No, io ho votato, no, io ho votato, certo, ho votato regolarmente la Casellati, perché questo era l'ordine di scuderia, diciamo così, impartito dal leader della coalizione, quindi con grande lealtà noi abbiamo votato Casellati. Se dovesse mettere un titolo a un suo telegiornale su quello, su questo risultato, cosa metterebbe? Metterei tramonta la candidatura Casellati, all'orizzonte l'ipotesi Draghi. Anche rima. Grazie a Emilio Carelli.